Va bene, ciao a tutti. Allora, siamo una dozzina. Sì, io sono Loris Caruso, lavoro all'Università di Pisa e studio sociologia politica, quindi il mio, diciamo, settore è la sociologia politica e per cui ho studiato Gramsci, diciamo, più che da interprete, più che per interpretare il suo pensiero, soprattutto per provare a usarlo. Nel senso che io studio soprattutto movimenti sociali, partiti politici, conflitti sociali, eccetera, e ho provato a usare alcune categorie di Gramsci per interpretare queste cose. Quindi, più che essere, diciamo, uno studioso in senso filosofico di chi interpreta il suo pensiero, ho provato ad essere un suo utilizzatore, diciamo così. Per quello ho approfondito soprattutto proprio della sua opera le parti che riguardano di più l'azione politica, no? L'azione politica e in relazione all'azione anche le trasformazioni della politica. Oggi, visto che abbiamo tantissime ore e le useremo fino all'ultimo minuto, non sto scherzando, io pensavo di fare più o meno un'oretta e mezza la prima, pausa, un'oretta e mezza la seconda, una cosa così. Ho pensato di dividere in due parti, perché il tema avete visto che alla fine era stato messo populismo e trasformazioni della società. In realtà non stiamo molto sul populismo, ma più che altro su trasformazioni della società. Poi il populismo lo toccherei, però farei così: nella prima parte parlerei di più del concetto di crisi in Gramsci, quindi di crisi della politica soprattutto, cercando appunto, siccome come vi ho detto ho sempre cercato di usarlo, di vedere la sua analisi della crisi, delle crisi culturali e politiche, a che cosa ci potrebbe servire oggi per interpretare, diciamo, la fase in cui siamo. Questo nella prima parte, mentre nella seconda parte passerei di più alla questione della trasformazione sociale. Quindi, in che modo il suo pensiero della crisi è in relazione con il suo pensiero sulla trasformazione sociale, sulle possibilità di trasformazione sociale e anche qua in che senso queste categorie ci possono o non ci possono essere utili oggi. Quindi tendo ad essere abbastanza attualizzante, cioè vediamo cosa diceva Gramsci e vediamo se ci può servire oggi. Per fare che cosa. Quindi ecco, la prima parte la dedicherei a questo, alla crisi, per due ragioni. Prima di tutto perché siamo oggi nella fase storica in cui il termine crisi è pervasivo, no? È onnipresente, la crisi della politica, la crisi dei partiti, la crisi della politica tradizionale, crisi della democrazia rappresentativa, crisi economica, crisi sociale, insomma, comunque il termine crisi configura abbastanza la fase storica in cui siamo, no? Il secondo motivo è il fatto che il pensiero di Gramsci contenuto nei quaderni del carcere si può dire che sia moltissimo un pensiero della crisi e della sconfitta, della crisi della democrazia liberale, quindi degli anni 20 e 30 del Novecento, è un pensiero della sconfitta nel senso che il Gramsci arrestato è uno sconfitto, intanto perché è in galera, ma perché tutto il movimento politico e sociale di cui lui era dirigente in quella fase, essendoci in Italia il fascismo, era stato sconfitto, no? Quindi il Gramsci dei quaderni del carcere, che scrive tra la metà degli anni 20 e la metà degli anni 30, diciamo così, è un Gramsci che è stato dirigente politico, socialista e comunista in una fase di ascesa del movimento dei lavoratori in Europa, in Italia, nel mondo. E che poi però appunto subisce con l'avvento del fascismo una sconfitta durissima e tutto il ragionare di Gramsci in carcere è un ragionare di questa sconfitta, fondamentalmente, no? Quindi tutta l'analisi direi che fa nei quaderni del carcere, non so se qualcuno di voi li ha mai letti o ha letto qualcosa che riguarda i quaderni del carcere. Però se uno fa l'esperienza anche solo di sfogliarli, per esempio nella vecchia edizione, diciamo quella degli anni 50, quella fatta da Togliatti, che era divisa per La argomento, tematica. no? Sì? Mentre l'edizione di adesso è proprio quella, diciamo così, originale, per cui è pubblicata come Gramsci aveva scritto, la prima edizione era fatta per temi, quindi c'era il libro che riguardava la politica, i partiti, gli intellettuali. Però uno scorrendolo vede che il pensiero di Gramsci contenuto nei quaderni è un pensiero generale che riguarda tantissime cose, no? Che riguarda la storia della cultura, la storia del pensiero, il ruolo degli intellettuali, la storia, la politica, la filosofia. E questo appunto perché era un pensiero che cercava le cause della sconfitta, le cause della sua sconfitta, sua e del suo movimento, diciamo così, e anche le possibili vie di ripresa da questa sconfitta. Quindi, diciamo, crisi e possibilità di uscita dalla crisi e di costruzione di un'alternativa, per
penso che si possa dire che permeano tutti i quaderni del carcere, no? E naturalmente, per quanto riguarda la dimensione più politica, il tema era quello della crisi della democrazia liberale che c'era stata in Italia da fine 800 fino al fascismo. E più in generale, diciamo, crisi delle democrazie e avvento dei fascismi e degli autoritarismi in Europa. Quindi questa è la fase storica in cui scrive e queste sono le cose a cui cercava di dare risposta. Per cui, diciamo, partiamo da questo tema e da questa domanda: come Gramsci interpretava la crisi del suo tempo e attraverso l'interpretazione della crisi del suo tempo, in generale, come interpretava le crisi della dimensione politica nei sistemi occidentali, perché questo è il tema. Per fare questo, siccome tra l'altro oggi si fa spessissimo l'analogia tra il nostro tempo e quello degli anni 20 e 30 del Novecento, no? Ci si torna continuamente, quindi moltissimi dicono come, diciamo, dopo la grande crisi economica degli anni 20 del Novecento c'è stato l'avvento un giorno. L'avvento del fascismo, del nazismo, oggi rischiamo, in presenza di una crisi economica di entità paragonabili a quella, che ci sia di nuovo il ritorno a forme autoritarie. E come vedete, ogni volta che in Europa si afferma elettoralmente una destra radicale, un'estrema destra, in qualche modo si rievoca questo rischio, no? Quindi l'analogia tra, diciamo, la crisi su cui ragionava lui e la crisi odierna ha anche questo terreno di parallelismo, nel senso che molti vedono il rischio di un ritorno a quelle forme politiche di autoritarismo e di reazione alla crisi di quel tipo. Quindi c'è anche questa domanda, no? Davvero siamo in una fase simile e analoga? Allora, per vedere come Gramsci affrontava il tema della crisi, bisogna partire da tre suoi concetti fondamentali. Adesso li dico e poi spieghiamo. Ogni volta che non sono chiaro, fermatemi tranquillissimamente che approfondiamo. Il primo concetto è quello di concezione allargata dello Stato, il secondo concetto è quello di rivoluzione passiva e il terzo concetto è quello di crisi organica. Allora, concezione allargata dello Stato. Per capire l'analisi della crisi da parte sua bisogna capire come considerava lo Stato, e questa è forse la parte più famosa, diciamo così, del pensiero di Gramsci. Ed è una concezione molto originale dello Stato, originale rispetto al suo tempo, ma originale anche rispetto a quello che è venuto dopo, perché è stato uno dei pochi a considerare lo Stato in questi termini. Quindi, che cos'era lo Stato per Gramsci? Di solito per Stato intendiamo, tutti intendono, l'insieme delle istituzioni pubbliche, no? Quindi lo Stato è una questione che riguarda soltanto la dimensione istituzionale, è l'insieme degli apparati istituzionali tradizionalmente intesa, no? Per Gramsci invece lo Stato non era solo questo. Lo Stato per Gramsci è Stato, quindi questa cosa qua, le istituzioni, più società civile. Cioè, la concezione di Gramsci si chiamava allargata, è stata definita da altri concezione allargata, perché lui includeva nella statualità non solo quello che è stato in senso stretto, ma anche, appunto, siamo al concetto più famoso di Gramsci, la società civile, che era in qualche modo parte dello Stato. Per cui lo Stato è l'insieme di queste due dimensioni, le istituzioni e la società civile. E ogni elemento è necessario all'altro. E come vedremo, la crisi è la rottura del rapporto tra questi due elementi, tra Stato e società civile. Che cos'è allora la società civile per Gramsci? Voi sapete che tradizionalmente sia Hegel sia Marx mettevano la società civile diciamo, nella dimensione della struttura, quindi nella dimensione economico-sociale. La società civile, ancora per Marx, e Gramsci è un marxista e lo sarà fino all'ultimo dei suoi giorni, era da collocare nella struttura. Società civile voleva dire soprattutto scambio economico, terreno dello scambio economico, delle relazioni di lavoro, eccetera, eccetera. Gramsci invece sposta la società civile, per usare la terminologia gramsciana, dalla struttura alla sovrastruttura, cioè la società civile è parte dello Stato, della statualità. E che cos'è? Da che cosa è composta? È l'insieme di tutti quei luoghi, processi, attori, fenomeni in cui si produce la cultura dominante. Quindi la società civile è l'insieme dei luoghi in cui le norme, le regole e i valori fondamentali della società vengono elaborati. E quindi la scuola, la chiesa, le
E poi col passare dei decenni i partiti, i sindacati, le associazioni, i giornali, cioè laddove si producono le idee, le forme culturali di una certa epoca e le forme culturali dominanti, quella è la società civile, quello è il luogo della società civile. E per cui è fondamentalmente una dimensione culturale, ma è anche una dimensione di relazioni sociali, no? Perché tutte queste cose di cui ho detto sono anche delle istituzioni sociali, le associazioni, la chiesa, la scuola, sono anche degli elementi materiali, no? Dove ci sono relazioni sociali e produzioni di idee. In che senso per lui questa cosa era parte dello Stato? Era parte dello Stato perché lo Stato nella modernità, prima non era così, nella modernità non può contare soltanto per governare efficacemente la società sulla dimensione puramente istituzionale, del governo, delle leggi, delle norme, della polizia, della coercizione. Questa è la componente istituzionale dello Stato per Gramsci, no? Che lui identificava con il termine coercizione, quindi la società politica. L'elemento istituzionale dello Stato allargato è l'elemento di coercizione, di dominio, in cui tu si dice devi fare così perché sei un cittadino, sei subordinato al potere dello Stato e quindi devi fare così. E questa è una metà della questione. Ma nello Stato, nell'epoca moderna, nessuno Stato, nessun attore politico può limitarsi a fare questo perché ha bisogno del consenso delle persone. La società diventa più complessa, poi su questo ci torniamo. E quindi chiunque voglia governare efficacemente la società dalla politica, attraverso la politica, deve anche convincere le persone che non solo devono fare così, ma che è anche giusto che facciano così. E quindi uno Stato che è solo coercitivo, solo coercizione, non è più sufficiente, come lo era ai tempi degli stati assoluti, eccetera, eccetera. Perché cambiando la società cambia anche la forma del potere politico. Ed è per questo che tutti quegli apparati di egemonia, come li chiamava lui, quindi la scuola, le chiese, i giornali, eccetera, diventano fondamentali, perché sono il luogo in cui la classe dominante, che è quella che fondamentalmente guida le istituzioni politiche, convince le persone che il suo modo di guidare le istituzioni politiche non è soltanto, come dire, l'arbitrio di un potere, ma è anche giusto. E per cui viene inclusa da parte di Gramsci nello Stato, perché il governo moderno della società ha bisogno della coercizione e del consenso. Quando questo insieme, diciamo, di Stato e società civile è armonizzato, funziona bene, e una classe o più classi hanno nello stesso tempo il controllo delle istituzioni e il controllo della società civile, e cioè riescono a fare in modo che nella società civile siano elaborate idee e forme culturali funzionali a quello che questa classe fa dal punto di vista istituzionale, la società ha un suo ordine, una sua armonia, i subordinati, i governati pensano di vivere in un ordine giusto e quindi diciamo per la classe dominante, che può essere qualsiasi classe, le cose vanno bene. Ma le cose vanno bene soltanto quando questa egemonia della classe dominante è espressa contemporaneamente sul piano della coercizione e sul piano del consenso. Quindi governa, ma convince tutti, o la maggior parte della popolazione, che è giusto che governi lei e che governa in modo giusto. Diciamo così. Questa è la concezione allargata dello Stato, che ha dato vita a qualche fraintendimento del pensiero di Gramsci. Voi sapete che Gramsci è probabilmente attualmente, diciamo magari insieme a Machiavelli, il pensatore italiano più studiato nel mondo, più citato, più soprattutto fuori dall'Italia, perché in Italia capita spesso che dentro l'Accademia, diciamo, se tu fai un articolo accademico dove scrivi Gramsci, te lo bocciano perché c'è scritto Gramsci, mentre all'estero magari te lo prendono proprio perché c'è scritto Gramsci. Quindi è una valorizzazione che funziona soprattutto fuori dai confini nazionali, però, come spesso succede, quando uno diventa famoso, diciamo, il suo pensiero viene anche travisato, no? E viene anche usato male. Quindi spesso Gramsci all'estero, soprattutto nei contesti anglosassoni, viene usato prendendo dei pezzi del suo discorso, estrapolandoli dal resto, e per esempio alcune delle espressioni che ho usato io fino a questo momento, tipo classe dominante, non vengono utilizzate.
questo tipo di interpretazione di Gramsci, cioè di un Gramsci il cui discorso è tutto basato sul tema della cultura, che non è più un discorso materialistico, che è un discorso per tanti versi post-marxista, è un tipo di interpretazione molto diffusa all'estero, che però parte da un'interpretazione, diciamo così, data in Italia, da parte dei liberali tra gli anni 60 e gli anni 70, e soprattutto da parte di Norberto Bobbio, che a un certo punto contrasta, diciamo così, non solo l'egemonia, ma chiaramente la titolarità del Partito Comunista Italiano a usare Gramsci, come gli pareva, perché comunque Gramsci era un dirigente del Partito Comunista Italiano, e a un certo punto Bobbio e altri iniziano a dire: però voi lo state travisando questo pensatore, perché proprio per alcune delle cose che ho dette fino adesso, spostamento della società civile dalla struttura alla sovrastruttura, e grande importanza data da Gramsci, questo sì, con questa sottolineatura, primo tra i marxisti, alla dimensione culturale, non che, come sicuramente sapete, avete visto, ciao, anche in altri incontri di questo tipo, non che Marx non considerasse, per esempio, la dimensione della cultura, dell'ideologia e come, però non l'aveva studiata tanto come la studia Gramsci, no? Questi due elementi, Gramsci dice la società civile fa parte della sovrastruttura e non della struttura, e bisogna studiare approfonditamente le forme culturali in cui si dà un dominio di classe, una leadership di classe, portano, diciamo così, sono il fianco attraverso cui studiosi come Norberto Bobbio dicono: ecco, vedete, Gramsci non è più un marxista. E se vogliamo interpretarlo bene, dobbiamo capire che questo suo spostamento dal marxismo è molto significativo, perché, secondo Bobbio, per Gramsci la trasformazione della società non passa più, come per Marx e i marxisti precedenti, da una trasformazione delle strutture materiali e produttive, ma chi voglia trasformare la società deve concentrarsi sulla società civile e quindi sulla dimensione culturale. Questa era l'interpretazione di Bobbio e dei liberali, che col passare del tempo è cresciuta ed è stata molto diffusa appunto all'estero, soprattutto in contesti anglosassoni. Come dirò ancora andando avanti, è un'interpretazione, questa qua, sbagliata. Ma non perché fossero degli ignoranti, perché Bobbio non lo era, è perché anche il pensiero di un pensatore così importante come Gramsci è diventato un terreno di scontro egemonico, no? E quindi ognuno cercava un po' di tirarlo dalla sua parte. Ed è un'interpretazione, quindi quella di Bobbio e quella liberale, funzionale, diciamo così, a separare il pensatore che stava diventando così importante dalla tradizione comunista. Perché è sbagliato dire questo? Intanto perché Gramsci, se uno legge i quaderni se ne rende conto, è fondamentalmente un leninista. Per Gramsci, diciamo, il dirigente politico più importante che lui riconosce è Lenin, e direi il pensatore politico più importante in cui lui si riconosce è Lenin, e tanti dei concetti dei quaderni sono presi da Lenin. È un leninista molto originale, è un leninista eterodosso, produce tantissime innovazioni nel pensiero marxista, ma dentro il pensiero marxista, cioè anche le cose che io ho detto adesso, questa concezione dello Stato in realtà resta ancorata al materialismo marxiano, a un materialismo non deterministico, non meccanico, non staliniano come impostazione culturale, ma sempre materialismo. Cioè, per Gramsci ci sono le classi dominanti, ci sono le classi subordinate, lo Stato è fondamentalmente, diciamo, una serie di strumenti utilizzati dalle classi dominanti anche per garantirsi il loro dominio sulle classi subordinate, e c'è sempre una relazione tra le forme della produzione e le forme politiche. Quindi Gramsci da questo seminato marxista non esce, lo innova, e naturalmente, diciamo, l'analisi specifica che lui dedica alla società civile, alle forme culturali, è un'innovazione, ma è un'innovazione dentro lo stesso quadro, che non distrugge quel quadro. E non è affatto vero che lui pensasse che la trasformazione si dava solo nella dimensione culturale, ma la trasformazione sociale per Gramsci, come prima anche per Marx, riguarda tutto: la struttura produttiva, la dimensione politica e quella culturale. Ma, come vediamo dopo, il nucleo fondamentale della trasformazione rimane anche per Gramsci la dimensione della produzione e dei rapporti di lavoro, e non c'è rivoluzione senza trasformazione di quella dimensione. Quindi siamo di fronte a un innovatore che però non è un eretico, non è un eretico del marxismo, non ne mette in discussione gli assi fondamentali,
e rimane come impostazione, diciamo così, filosofica più di fondo, un hegeliano, così come per tanti versi anche Marx era un hegeliano. Per cui siamo di fronte a un innovatore che, diciamo così, si appoggia molto saldamente sulla tradizione che lo precede e che non viene fuori dal nulla. E che da un punto di vista politico non smette, diciamo, di pensare fino alla fine da dirigente politico, momentaneamente costretto a non esercitare la sua funzione, ma comunque sempre dirigente politico. Per cui, primo punto, la concezione dello Stato è questa, ed è una concezione originale, ma che non esce dallo schema del materialismo marxiano, esce dallo schema del materialismo sovietico, quello di Stalin, della Terza Internazionale, eccetera, eccetera. Siamo fuori dal determinismo, ma siamo nel marxismo. Secondo concetto, rivoluzione passiva. Perché, diciamo, è nell'epoca moderna che lo Stato diventa allargato? E che il dominio non è più sufficiente, ma serve anche il consenso. Fino adesso chiaro? Oppure mi fermo? Perché? Quindi, diciamo, perché è dall'Ottocento, secondo Gramsci, che nessuno può più governare senza avere il consenso? Nessuno può più governare solo con la baionetta, col carcere, con la minaccia, ma deve governare anche, diciamo, diremmo oggi, con la seduzione, con la convinzione, con l'inclusione, un po', no? Perché? Con la grande rivoluzione industriale, quindi a partire dalla fine del Settecento, si producono due fatti storici giganteschi, su cui Gramsci non smetterà di ragionare, che sono la rivoluzione industriale e la rivoluzione francese. A partire dalla fine del Settecento, due fatti che producono i loro effetti lungo tutto l'Ottocento. Quindi sono due fatti di rottura, perché con la rivoluzione industriale nasce il capitalismo industriale. E anche per Marx il capitalismo diventava veramente capitalismo solo con la nascita della grande industria, e così è anche per Gramsci, come se il capitalismo pre-rivoluzione industriale fosse in qualche modo un pre-capitalismo, ancora una fase di transizione tra diciamo, feudalismo e capitalismo, per diventare compiutamente forma, modo di produzione con la grande rivoluzione industriale e la nascita della grande industria. Cosa implica? Prima, secondo Marx e anche per Gramsci, la rivoluzione industriale e la nascita della grande industria implica la nascita della produzione di massa. Produzione di massa cosa vuol dire? Vuol dire due cose. Primo, produzione per le masse, quindi la grande industria può produrre molte più cose, le può produrre potenzialmente per tutta la società, non riservando più quindi il consumo di mercato a segmenti abbastanza ristretti della popolazione, ma diffondendolo a tutta la società, quindi in qualche misura includendo nel mercato tutta la società, ed è una produzione per le masse, ma anche fatta dalle masse, in cui le persone entrano nella società come lavoratori subordinati, sempre di più. È il fatto che siano sempre di meno nella società, diciamo così, quelli che fanno i contadini privati da soli oppure sottoposti a forme di subordinazione premoderne, e sono sempre di più invece i lavoratori che devono abbandonare la campagna ed essere inclusi dentro la nascente grande industria e grande produzione di massa, implica che un numero crescente di persone si debbano assoggettare a regole, stili di vita, forme di subordinazione nuove e diverse rispetto a quelle medievali o contadine, no? E quindi nascita della grande industria e nascita della produzione di massa significa, secondo Gramsci, nascita della società di massa, in cui appunto il consumo e il lavoro diventano due strumenti fondamentali di inclusione nella società, e la classe dominante di questo processo, la borghesia, è una classe caratterizzata dal fatto che tendenzialmente agisce per includere tutta la società in questi due processi, nel consumo di massa e nella produzione di massa. Cioè la borghesia non è una classe che vuole che il mercato e il lavoro subordinato capitalistico siano limitati a una piccola parte della società, è una classe che tende alla sua espansione, no? E questo significa che tende a trasformare l'intera società secondo i principi del consumo di mercato e del lavoro subordinato di tipo capitalistico. E questo fa sì che tutta la società venga progressivamente inclusa in questo processo,
e che quindi le reti di connessioni tra individui, tra gruppi sociali diventino sempre più dense, cioè che tutti tendenzialmente entrano in relazione con sempre più persone, istituzioni, attori sociali, eccetera, eccetera. Cresce la socializzazione della produzione in questo senso, no? Il fatto che tutti sono inseriti in reti sociali. Benissimo, punto 1, quindi la rivoluzione industriale, nascita della produzione di massa. Secondo, rivoluzione francese, che non è la rivoluzione di un anno, nemmeno di 4 anni, ma è la rivoluzione che secondo Gramsci, ma poi secondo tanti, va dal 1789 al 1871, diciamo così, la lunga storia delle rivoluzioni francesi, no? Vede la rivoluzione dell'89, poi vede quella del 1830, quella del 1848 e la Comune di Parigi, 1871. E Gramsci le legge come un unico grande processo, no? In cui, come diceva Marx, se l'Inghilterra è la patria della rivoluzione industriale, la Francia è la patria della rivoluzione politica e della modernità politica. E quindi, se uno vuole studiare l'evoluzione politica, deve studiare la storia della Francia, secondo Gramsci, dall'89 al 1871. Cosa succede con questa, diciamo, questo lunghissimo processo politico francese, che poi naturalmente col passare dei decenni si trasmette anche alle altre nazioni europee, non rimane confinato in Francia? Nasce la politica di massa. Cioè, come sul lato economico nasce la produzione industriale, la produzione di massa e la società di massa, il processo, diciamo, rivoluzionario, letto da Gramsci fondamentalmente come insieme di rivoluzioni borghesi, come è tradizionalmente inteso, a cui però partecipano, ma sempre di più, anche gli operai e il nuovo proletariato industriale e urbano, no? Quindi se il 1789 è fondamentalmente una rivoluzione borghese soprattutto, il 1848 è una rivoluzione borghese più operaia e di proletariato urbano. Quindi progressivamente si crea questa alleanza, ed è questa alleanza che su impulso della borghesia, diciamo, costituisce le basi della politica di massa. Cosa vuol dire politica di massa? Più o meno quello che vuol dire produzione di massa e società di massa. Significa che più difficilmente in una società così mobilitata, mobilitata significa che gli individui sono chiamati a partecipare sempre più pienamente alla vita sociale, alla vita produttiva, alla vita culturale, eccetera, eccetera, per esempio devono essere sempre più scolarizzati o comunque devono possedere sempre più competenze tecniche per affrontare certi momenti, processi del processo produttivo, così nella dimensione politica uno Stato che voglia governare una società di massa, una società in cui potenzialmente sono inclusi tutti, inclusi tutti vuol dire naturalmente non fine delle gerarchie, inclusi tutti a gerarchie, però che tutti stiano dentro la gerarchia, qualcuno a grado più elevato, qualcuno a quello inferiore, ma in cui sostanzialmente nessuno resti fuori. Rende necessario, anche per chi governa le istituzioni pubbliche, lo Stato, includere nella politica e quindi nelle istituzioni tutta la popolazione, cioè non ci devono essere zone grigie, zone completamente passive o esterne al dominio della legge, diciamo così, no? Tutta la società deve essere inclusa nel dominio della legge, nel diritto, nei processi politici, e quindi progressivamente si pone per esempio il problema del suffragio universale come strumento di partecipazione. È una faccenda dialettica, no? Non è che la borghesia che guida gli stati a un certo punto dice va bene ragazzi, tutti dentro, votiamo tutti. È un processo dialettico fatto di tantissimi fattori, un fattore è quello economico e l'altro fattore è quello politico. E quello politico è duplice: da una parte la borghesia, che mano a mano comincia a gestire stati e istituzioni, ha bisogno di includere nella politica fasce crescenti della popolazione; dall'altra parte chi resta escluso o subordinato in queste nuove relazioni politiche, come la piccola borghesia, i contadini, gli operai, cominciano a partecipare a movimenti sociali, a rivoluzioni, per chiedere un ulteriore allargamento del perimetro della partecipazione. Quindi tutto questo meccanismo di nascita della società di massa, della politica di massa, è frutto di elementi che servivano alla nuova classe dominante per allargare il perimetro della sua capacità di trasformare la società, ma anche di conflitti delle nuove classi subordinate contro la nuova classe dominante, quindi di conflitti tra appunto proletariato, contadini e borghesia, da un lato, di cui per Gramsci il 1848 era stato molto un esempio molto paradigmatico, no?
1848 come rivoluzione che nasce da un'alleanza tra la borghesia e il proletariato e fondamentalmente da un utilizzo del proletariato, degli operai, dei nuovi operai industriali da parte della borghesia, che insieme, diciamo così, riescono a vincere la prima parte della rivoluzione contro il nemico comune, l'aristocrazia e l'assolutismo. Ma una volta vinta questa battaglia, il conflitto borghesi-proletari si verifica e, diciamo, la borghesia fa in modo di escludere gli operai, i proletari e le loro rappresentanze politiche dalla gestione del potere. Quindi è sempre un equilibrio dinamico, frutto del conflitto, ma il dato fondamentale per il ragionamento che facciamo oggi, cioè per quello che faceva Gramsci, è che l'Ottocento è il secolo della nascita della società di massa, della produzione di massa e della politica di massa. In questo contesto non si può più governare la società solo per domini, e quindi per questo lo Stato diventa allargato, e per questo, e arrivo quindi al secondo concetto, la rivoluzione passiva diventa uno strumento normale di esercizio del potere politico. Cosa vuol dire rivoluzione passiva? Un attimo. Sempre chiaro? Vado avanti. Tengo d'occhio anche il tempo. Allora, rivoluzione passiva vuol dire questo, vuol dire che sempre di più, diciamo usando lo schema hegeliano, la tesi, cioè il potere, chi detiene il potere, deve includere parte dell'antitesi, cioè dei suoi potenziali sfidanti e soprattutto dei subordinati, di chi non fa parte del potere, dentro al potere. Cioè, il potere nella fase della politica di massa non può più semplicemente dire tu sei subordinato e quindi ti prendo a botte dalla mattina alla sera, oppure non ascolto minimamente le tue richieste e resto completamente sordo ai tuoi bisogni, alle tue esigenze. Ma il potere, se c'è qualcuno che sfida il potere e se ci sono bisogni sociali, magari diffusi, che sono in contraddizione con gli interessi della classe dominante, il potere, nel nuovo equilibrio, nella politica di massa, non deve semplicemente rifiutare quello che gli si oppone, oppure interessi sociali diversi da quelli di chi detiene il potere, ma deve includerli selettivamente, deve includerne una parte, proprio per eliminare il pericolo. Cioè le classi dominanti dell'Ottocento avevano paura di queste migliaia, decine di migliaia di nuovi soggetti sociali, di proletari, di contadini che facevano rivolte, rivoluzioni, sommosse, eccetera, eccetera. Ed è una paura che non era aggirabile semplicemente appunto incarcerandoli o sparandoli. Capiscono per necessità che parte di questo movimento storico va incluso e che quindi in qualche modo sempre di più, col passare dei decenni, avvicinandoci al Novecento, chi governa deve tenere almeno in parte in considerazione i problemi sociali, la condizione sociale di chi è subordinato, di chi lavora. Bismarck introdurrà, diciamo, la forma embrionale di cassa previdenziale, no? Di pensione, per esempio. E quindi i problemi di vita, i problemi di condizione sociale di chi è subordinato, di chi lavora, di chi è povero, non possono più essere semplicemente ignorati dal potere. E se da questi strati di popolazione emerge qualche dirigenza sindacale, qualche dirigenza politica, non li puoi arrestare tutti, ma magari selettivamente quelli più collaborativi li puoi includere nel potere. È la storica diatriba nella storia del socialismo tra i riformisti e i rivoluzionari, per esempio, no? Tra chi comunque per necessità progressivamente viene incluso nel perimetro istituzionale. E viene incluso perché? Per escludere, diciamo, quello che è considerato il pericolo maggiore, no? Il pericolo di chi potrebbe ambire a sovvertire gli assetti sociali, eccetera, eccetera. Questo vuol dire rivoluzione passiva, vuol dire che il potere non è statico, è sempre più dinamico, si muove in continuazione e deve dare, come dire, per conquistare consenso, la sensazione di essere in qualche modo progressivo, di non essere semplicemente conservazione degli assetti esistenti, ma deve mimare, in un certo senso, costantemente una propria rivoluzionarietà, cioè una propria capacità di cambiare, di cambiarsi e di cambiare la società, no? La rivoluzione passiva è un concetto applicato da Gramsci e prima da altri,
a specifiche situazioni storiche, come per esempio il Risorgimento italiano, no? Che Gramsci definiva rivoluzione passiva, cioè una rivoluzione a cui le masse non partecipano, per questo è passiva, ma sempre di più nei quaderni diventa un concetto astratto quasi, è una forma di gestione del potere, dialettica la chiamerei, in cui il potere include selettivamente parte dei propri antagonisti e dei propri interessi sociali antagonistici. È così. Questo per lui diventava la forma quasi permanente di governo delle società contemporanee, eh? Proprio perché chiunque governasse doveva costantemente ottenere almeno in parte anche consenso, usare, diciamo, il manganello, ma convincere le menti delle persone. E la rivoluzione passiva diventa, diciamo, uno strumento adeguato che raggiunge la sua forma più visibile in specifici fatti storici, ma che diventa una forma di gestione del potere che è sempre più abituale nella società di massa e nella cultura di massa. Quindi ecco, questi sono i primi due concetti da cui partire per capire la sua analisi della crisi, questa concezione dello Stato e questa concezione della trasformazione della politica moderna, della politica moderna come passaggio storico e come, che ha come punto di arrivo questa forma di gestione del potere che è la rivoluzione passiva. Allora, in tutto questo, che cosa vuol dire crisi? Cioè, se la politica moderna diventa questo, che cos'è la crisi di questa politica e che cosa quindi ha provocato, diciamo, la crisi della democrazia che Gramsci viveva, no? Quella del suo tempo. Allora, la crisi della politica è prima di tutto una crisi egemonica. Egemonica di chi? Di chi detiene l'egemonia. Quindi una crisi dell'egemonia della classe dominante, diciamo. Crisi vuol dire soprattutto questo. Perché politica, se la crisi è politica e se la crisi egemonica è una crisi politica, politica per Gramsci voleva dire due cose. Il primo è il significato della parola politica più immediato, no? La politica come governo, come relazione tra i governanti e i governati, quindi la sfera del governo, dello Stato. La seconda concezione, il suo secondo significato di politica era più astratto e più generale e diciamo politica è da intendere come politica o anche proprio come grande politica, come significato più autentico della parola politica, qualsiasi forma di gestione della società che non si limiti ad amministrare, diciamo, i dati della realtà e gli assetti sociali esistenti, ma che in qualche modo li trasformi. Quindi politica in senso spicciolo è il governo, eccetera. Politica in senso alto, in senso astratto, è capacità di dare forma alla società anche nella direzione di un cambiamento. A questo secondo significato di politica Gramsci dava anche il termine di catarsi, cioè la politica nella sua forma più pura, più elevata, ma anche più sostanziale, è una forma di catarsi in cui gli attori sociali, i gruppi sociali, le classi, i protagonisti della politica e della vita sociale non si limitano a difendere il proprio interesse immediato, no? Ciascuno, ma in qualche modo, sempre tenendo conto del loro interesse, vanno al di là di questo interesse cercando di sviluppare forme di governo, di elaborazione culturale che riguardino la società nel suo insieme. In questo senso è catartica la grande politica, no? Perché uno non è concentrato soltanto sul fatto che, so, devo pagare meno tasse, ma c'è un pensiero da parte dei gruppi sociali che riguarda, sì, devo pagare meno tasse, ma metto questa concezione del pagare meno tasse, questo mio interesse immediato, in una lettura, in una visione complessiva della società. In questo senso è catartico, no? Uno esce anche un po' da se stesso e dalle proprie esigenze immediate. Allora, che cos'è la crisi di egemonia, la crisi della politica per Gramsci? È la crisi di questo secondo significato della politica come catarsi. Resta soltanto il primo, la politica come governo dei governanti sui governati. Non c'è più catarsi, tutti rimangono appesi al loro interesse immediato, naturalmente ci rimane più appeso chi lo può difendere, ma meglio, quindi chi ha più potere rispetto agli altri, no? E per cui è una crisi di questa dimensione della politica, della dimensione etica della politica, del momento etico-politico di governo della società e della politica come capacità di dare una forma alla società, di trasformarla e di avere anche una visione generale della società. Nelle fasi di crisi la politica diventa quasi un rivestimento degli interessi immediati di ognuno, no? Uno
uno strumento in cui ciascun gruppo cerca di difendere i suoi interessi. Che cosa vuol dire quindi crisi rispetto alla concezione allargata dello Stato? Se governo compiuto, governo diciamo così ordinato ed egemonia compiuta della classe dominante significa Stato più società civile, società politica più società civile, e se l'egemonia dei dominanti, chiunque essi siano, è un'egemonia forte, solida, se si esercita contemporaneamente nelle istituzioni e nella società civile, e se nella società civile sa produrre quelle regole, quelle norme, quelle relazioni, quei valori che tengono insieme la società in modo coerente agli interessi dei dominanti, crisi vuol dire che tra istituzioni e società civile c'è una rottura. Cioè, se lo Stato, diciamo così, organico di Gramsci funziona bene quando Stato e società civile stanno insieme, sono armoniche, crisi vuol dire che c'è una separazione tra il dominio e il consenso. Quindi c'è una crisi nella capacità dei dominanti che esercitano il dominio nella dimensione politica, quindi che fanno le leggi, che le fanno rispettare, eccetera, e la loro capacità di convincere. E quindi potremmo dire che è una crisi soprattutto della società civile, cioè della capacità delle classi dominanti di sviluppare idee, forme organizzative, eccetera, eccetera, capaci di convincere le persone che il loro potere è giusto. A questo punto i dominanti possono restare dominanti quando c'è una crisi di questo tipo, possono persino diventare più dominanti di prima, perché di solito per Gramsci quello tra, diciamo, società politica e società civile è un equilibrio, no? Se sono tutte e due ben sviluppate stanno allo stesso livello. Se lo sviluppo della società civile scende, per tenere il governo della società deve salire il potere coercitivo. Cioè, più consenso hai, meno hai bisogno di bastonare. Meno consenso hai, più hai bisogno di bastonare, diciamo, per semplificare brutalmente. Quindi le fasi di crisi sono fasi di crescita della dimensione repressiva del potere, perché diventa più necessario per il potere, per mantenere, diciamo così, l'ordine sociale, eccetera, utilizzare la forza, utilizzare proprio il dominio. Allora, quando queste crisi di egemonia sono acute, Gramsci diceva che la classe dominante ha il dominio ma non ha il consenso. È un dominio senza consenso. Ed è un dominio senza consenso che può portare a diversi esiti. E adesso vediamo quali. Intanto però, perché ci sono le crisi? Che cos'è fondamentalmente una crisi? Da che cosa è provocata? Fondamentalmente, abbiamo detto, la crisi è una crisi di consenso della classe dominante, che è determinata da una scissione tra forze politiche e la loro base sociale. Cioè, quando i partiti, i leader politici, eccetera, eccetera, non hanno più un legame diretto, funzionale, efficace con quella che era la loro base sociale di riferimento, quello è il momento della crisi di egemonia. L'egemonia è una rottura tra la dimensione politica e la dimensione sociale, potremmo dire così, in cui chi ha la rappresentanza politica non ha più l'autorità, il prestigio, la capacità di rappresentare degli strati di società. E rompendosi, diciamo, i due momenti, il momento dominio e il momento consenso, lo Stato moderno, quello che per Gramsci era la grande costruzione progressiva, quella che ho detto fino adesso, quindi questa, quella della politica di massa, regredisce. Come una persona, no? Quando si entra in una crisi profonda, cosa fa? Regredisce. Cioè, tutto quello che ha conquistato, che ha acquisito nel suo sviluppo, le fasi, diciamo, i suoi strati più complessi, nelle fasi di crisi, anche personale, uno le perde o non le vede, no? Non le vede, quindi va indietro. E la stessa cosa, secondo Gramsci, succede allo Stato nelle fasi di crisi di egemonia. Se, diciamo, lo Stato al suo meglio produce forme culturali molto sviluppate, un po' di catarsi perfino in chi ha tantissimo potere economico, che però si può permettere di essere anche, diciamo così, un po' generoso, per semplificare, quando, diciamo, il gioco si fa duro e l'egemonia scricchiola, lo Stato regredisce quasi a forme premoderne, a forme che Gramsci chiamava economico-corporative. Togli la catarsi, togli la capacità di chi è dominante di essere anche etico e di produrre idee, e rimane il corporativismo, no? Come difesa immediata dei propri interessi, e rimane dello Stato il suo involucro, appunto, pre-rivoluzione francese, diciamo così, in cui la mobilità sociale si interrompe, la borghesia diventa meno inclusiva, gli interessa meno far diventare borghesi gli strati subordinati, diciamo così, gli interessa meno allargarsi,
e si comporta di più come casta. Adesso quello che è mio me lo tengo, no? E già dicendo così capiamo che la seconda causa di solito di una crisi di egemonia è una crisi economico-sociale. È proprio lì che, diciamo, i dominanti tendono a perdere il loro consenso, no? E perdendo il loro consenso si comportano in modo un po' più simile all'aristocrazia feudale, medievale, eccetera, eccetera. Quindi come corpo chiuso, meno espansivo, meno interessato ad avere consenso, meno interessato a distribuire ricchezze e opportunità nella società, perché nelle fasi in cui le cose vanno bene è un interesse della borghesia diventare più grande, far diventare dirigente qualche subordinato, anche per dare l'esempio che la società che noi borghesi stiamo costruendo funziona bene. Nelle fasi di crisi questo si interrompe, appunto c'è un comportamento più castale, più di chiusura da parte della borghesia, e quindi lo Stato regredisce a questa fase economica corporativa. Diventa un po' di più simile alla definizione che ne dava Lenin, no? Che è una definizione che Gramsci non usa mai, ma usa appunto questo economico-corporativo, ma economico-corporativo è abbastanza simile al concetto marxiano di Stato come comitato d'affari della borghesia, al concetto di Lenin di questo tipo qua, no? E quindi chi ha il potere economico-sociale tende a prendersi tutto, ecco qua, e a diventare meno inclusivo, e anche a usare meno la rivoluzione passiva, cioè a includere di meno gli avversari, gli interessi sociali antagonistici dentro la società. Per cui è proprio un fenomeno di regressione. Se questa crisi di egemonia non è tamponata, diciamo, di solito le classi dominanti, diceva Gramsci anche perché era quello che osservava, reagiscono a questa crisi in due modi. Prima di tutto unificandosi i vari partiti, no? Le varie forze politiche comunque che fanno riferimento alla classe borghese, si unificano all'inizio sotto la figura di un unico leader, ed era quello il fenomeno che lui chiamava bonapartismo, perché era successo per la prima volta proprio dopo il 48 con la vittoria di Napoleone III in Francia, prima elettorale e poi con la sua costruzione della dittatura. Quindi si cerca prima l'uomo forte, che però, e qua tocchiamo un po' il populismo, non è ancora un dittatore, è un bel populista, è un populista che, diciamo, è a cui le classi dominanti si affidano per garantire nella figura del solo, del capo unico, un governo più stabile della società. E questo capo unico in qualche modo deve essere ancora sul terreno della rivoluzione passiva, in qualche modo deve avere ancora in parte il consenso dei subordinati. Se questa cosa non funziona, si scivola nell'autoritarismo. A quel punto, se non funziona neanche quello, le classi dominanti dicono va bene, adesso si chiudono i giochi. E per Gramsci era quello che era successo con il fascismo, ma era quello che era successo anche con Napoleone III, che all'inizio era stato eletto, eccetera, dopodiché abolisce il suffragio universale, si autonomina imperatore, eccetera, eccetera. Quindi costruisce una dittatura, no? Potremmo dire prima populismo e poi dittatura. Se non funziona la fase populista, a quel punto le classi dominanti decidono proprio di, appunto, di portare fino in fondo alla regressione economico-corporativa e di agire esclusivamente sul dominio, costruendo poi magari intorno al dominio nuove forme di consenso, però abbandonando le vecchie forme del consenso. Ma se non funziona niente di tutto questo, cosa che può succedere? Cioè quando l'insieme di relazioni tra crisi economica, crisi sociale, crisi politica, crisi istituzionale non si riesce a ricomporre attraverso questi stratagemmi, la crisi egemonica può diventare più grave e può diventare una crisi organica. E quindi qua introduco il terzo concetto, crisi organica. Crisi organica è, diciamo così, una fase, è una crisi proprio storica, di forme storiche, non è più contingente. Non è che quel sistema di partiti non funziona più o non funziona più quel partito, è proprio, diciamo così, sono le forme generali della società che sono in crisi, no? E perché sono in crisi? Che cos'è una crisi organica? È una rottura. Se, diciamo così, lo Stato è Stato più società civile, e consideriamo nello stesso modo la società intera come un insieme di sfere, di dimensioni che devono essere armoniche tra di loro, e quindi economia, società, cultura, religione, politica, diritto, eccetera, se sono armonizzate tra di loro, e cioè il diritto ha delle forme che sono utili al modo in cui si produce, e le forme politiche sono utili al modo in cui si produce, e le forme in cui si produce sostengono lo Stato, insomma, se le relazioni tra tutti gli ambiti sociali sono
delle relazioni di armonia, di affinità, diciamo così, e di forza reciproca, anche una sfera da forza all'altra, si ha per Gramsci un blocco storico. Cioè la società funziona quando tutte queste sfere sono armonizzate e c'è un blocco storico. Quando invece ci sono crisi in più dimensioni, per esempio una crisi economica contemporaneamente a una crisi politica, quindi sia le forme del produrre che le forme del governare entrano in crisi, oppure c'è una crisi economica molto prolungata e grave, oppure ancora la produzione, le forme del lavoro, del produrre, del creare ricchezza vanno in una direzione, per esempio a causa di una grande innovazione tecnologica, e le forme politiche sono del tutto inadeguate ad affrontare quel tipo di cambiamento tecnico ed economico, no? Se è così, adesso io, diciamo, sto per arrivare alla parte in cui diciamo e oggi a cosa ci serve tutto questo, ma l'anticipo, perché per esempio uno potrebbe fare l'esempio che è il divario tra rivoluzione digitale, quindi produrre e comunicare per via digitale, e democrazia rappresentativa, che è costruita su altre basi, no? Allora, se c'è un'innovazione troppo veloce, frenetica, della sfera tecnico-economica, che produce conseguenze sociali anche velocemente, per esempio disoccupazione, ma che in modo ancora più vasto, potremmo dire, produce uno spaesamento da parte delle persone che, al di là del lavoro, nella vita, non hanno ancora gli strumenti per vivere una realtà così permeata da quel tipo di cambiamento. E quindi c'è questo spaesamento, questa trasformazione velocissima, non solo delle forme del produrre, ma anche delle forme del relazionarsi tra persone, no? E le altre sfere, la cultura, la politica e il diritto, sono colte impreparate da questa, come si può dire, da questa accelerata tecnico-economica, ci può essere una crisi organica della società, che vuol dire che non c'è, ci sono sempre in modo più debole forme di connessione stabile tra le varie sfere, cultura, economia, religione, politica, arte, per dire, no? Ma anche costume, tradizioni, insomma è tutto il vivere sociale che è preso da un sommovimento in cui le vecchie forme non sono più adeguate a gestire la vita in società in quella fase e le nuove forme non sono ancora nate. E da qua una delle sue frasi più celebri, no? Il vecchio muore, ma il nuovo ancora non può nascere. Questa è per Gramsci la definizione di fase storica di transizione. E avevo detto che i concetti sono tre, forse sono un po' di più. Li riassumo: stato allargato, rivoluzione passiva, crisi organica, e adesso abbiamo introdotto blocco storico e fase storica di transizione. Fase storica di transizione è praticamente un sinonimo di crisi organica. Una crisi organica è una fase storica di transizione, cioè è una fase di passaggio da una forma della società a un'altra forma della società. Il blocco storico è l'armonia tra economia, politica, cultura, relazioni sociali. Quello è un blocco storico, cioè quando struttura e sovrastruttura sono armonizzate, usando proprio la terminologia sua, no? Che usava lui. Per dire, poi diciamo che non era marxista, ma c'è scritto così nei quaderni comunque. Quando tra strutture e superstrutture, come le chiamava lui, c'è armonia, c'è un blocco storico. La crisi organica è la rottura di questa armonia. La struttura va da una parte, la superstruttura è rimasta vecchia, antiquata, oppure anche il contrario, innovazioni politiche non hanno, diciamo così, l'efficacia nel gestire i processi di produzione. Di solito però, e qua è il materialismo di Gramsci che resta intatto in modo innovativo, l'impulso delle crisi parte sempre dalla dimensione economica, per Gramsci. L'impulso, sottolineo impulso perché impulso non vuol dire determinazione, non vuol dire succede una cosa nell'economia e quindi è cascata da tutte le altre parti, no? Le relazioni che Gramsci immagina tra le diverse sfere, economia, politica, cultura, sono complesse, non sono appunto staliniste, cioè non sono deterministiche, meccaniche, non è che appunto cambia il lavoro, cambia tutto, ma ci sono relazioni reciproche, la politica ha una sua dimensione di autonomia relativa, la cultura ha una sua dimensione di autonomia relativa, ma in forme complesse l'impulso ai grandi cambiamenti storici parte dalla dimensione economica, poi viene tradotto nelle altre dimensioni che possono retroagire su quelle economiche.
Ma fondamentalmente Gramsci è ancora uno, per cui se vuoi capire della società, qualcosina della produzione devi capire. E se vuoi trasformare la società, un pochino nella sfera della produzione devi intervenire. Per cui anche da questo punto di vista rimaneva marxista. Ma la sua innovazione è anche pensare che la sovrastruttura poteva avere molta influenza anche sulle strutture. Fondamentalmente la crisi organica è questo. Tra forme, diciamo così, della vita materiale, poi è interessante la definizione che Gramsci dava di struttura, l'insieme dei rapporti sociali. Cioè alla parola struttura lui non diceva economia, diceva l'insieme dei rapporti sociali, che quindi vuol dire l'insieme delle configurazioni di potere con cui le persone stanno insieme in società. Quindi vuol dire il modo in cui producono, ma anche il modo in cui comunicano, anche il modo in cui viaggiano, anche il modo in cui si relazionano tra di loro. Quella è la struttura, che naturalmente, di cui l'economia è un elemento fondamentale, ma di cui non è l'unico. E quindi questa è la crisi organica. Per cui abbiamo potenzialmente la crisi egemonica, che è la rottura dell'unità dello Stato, no? Tra potere politico e società civile. È una più grave, più generale crisi organica che è la rottura tra la dimensione materiale della vita e la sua dimensione culturale, istituzionale, artistica. Questa era la sua analisi della crisi e questa era la sua analisi della nascita dei fascismi, no? Nel suo tempo, per cui lui diceva è esattamente quello che è successo alla democrazia liberale italiana. Voi vi ricordate che prima del fascismo ci sono in Italia al governo i liberali dall'Unità d'Italia, quindi liberali di sinistra, liberali di destra. La forma di governo dei liberali diventa sempre più inefficace, ineffettiva, incapace di gestire i processi sociali, di cui fanno parte anche i processi geopolitici, cioè è importante anche quello che succede intorno a una nazione, no? Non soltanto dentro una nazione. E quindi diventa sempre più consunta. Nello stesso tempo, e questo io lo sottolineerei, perché visto che siamo per passare all'oggi, questa è una differenza fondamentale con loro. Nello stesso tempo cosa succede? C'è una crisi del vecchio, diciamo così, la crisi del vecchio regime, del vecchio equilibrio, ma c'è una forza nuova, piuttosto impetuosa, che nasce e che da qualche parte vince. Tipo fa la rivoluzione in Russia questa forza nuova, no? Proprio nel 1917. Questa rivoluzione russa, diciamo, espande la sua influenza politica e culturale nell'Europa centrale, nell'Europa occidentale, nell'Europa meridionale. In Italia nel 19-20 c'è il Biennio Rosso, una fase diciamo pre-rivoluzionaria quasi, e in Germania c'è un tentativo di rivoluzione. E quindi diciamo le classi dominanti già sono in crisi per i fatti loro, in più vedono che nasce un attore storico potenzialmente in grado di sostituirle o che comunque mira a sostituirle e che inizia a dipossessarsi di stati, no? Appunto con la rivoluzione d'ottobre. Il rischio di emulazione della rivoluzione d'ottobre in Italia, in Germania, in Francia, eccetera, è un rischio reale. I partiti socialisti e comunisti crescono, le conseguenze della prima guerra mondiale producono inizialmente un'ulteriore crescita di queste forze. Alla fine la rivoluzione d'ottobre non ci sarebbe stata se non ci fosse stata la prima guerra mondiale. La guerra produce sempre questo tipo di spostamento, di possibilità, e quindi le classi dominanti hanno paura e hanno bisogno del fascismo per reagire a questo rischio, diciamo al pericolo rosso. Quindi elemento fondamentale per cui si passi dalla fase bonapartista alla fase, diciamo così, autoritaria fascista è che le classi dominanti Per le classi dominanti non sia sufficiente, diciamo, spingere un po' di più sul pedale del dominio e abbassare un po' il pedale del consenso, ma proprio devono, diciamo, innalzare completamente l'asticella del dominio perché l'evoluzione della società è tale da mettere in pericolo gli assetti stessi della società, no? E a quel punto, per Gramsci, crisi organica più avanzata di una nuova forza sociale che non è ancora in grado di governare. Non è ancora in grado di prendere il potere, come erano i socialisti e il movimento dei lavoratori in Italia negli anni precedenti, immediatamente precedenti al fascismo. Cioè Gramsci diceva, stavamo diventando molto forti, ma non abbastanza forti da sostituire i liberali. Siccome non siamo stati in grado di diventare noi la nuova classe dominante, ma nello stesso tempo eravamo abbastanza forti da mettere in crisi il vecchio, i dominanti si sono impauriti così tanto che si sono affidati a Mussolini.
E veniamo ad oggi. Veniamo ad oggi perché l'ultimo elemento prima dell'oggi è la manifestazione, io ho detto in generale che cos'è una crisi della politica, ma in concreto, come la descriveva Gramsci, in concreto per esempio, partiti nascono e muoiono continuamente, cioè come se fosse il termometro, no? Da che cosa si vede che la politica è in crisi? Si vede perché partiti nascono e muoiono continuamente. Questi partiti non hanno dei legami sociali stabili con la loro base sociale, con delle classi, con dei gruppi. In Parlamento è sempre più difficile formare dei governi stabili. I partiti che nascono, nascono sul terreno elettorale. Cioè non nascono perché, come dire, non so, i contadini dell'Emilia Romagna e della Toscana, dopo due decenni di tentativi di federazione, creano un partito. Ma perché ci sono le elezioni. Ci sono le elezioni e si inventa un partito. Non so se questo vi ricorda il fenomeno contemporaneo. I partiti nascono sempre di più sul terreno elettorale, appunto, più che sul terreno della connessione tra politica e società. Quello è proprio un bel segnale di crisi, no? Il trasformismo, il fatto che non soltanto ci sia un passaggio di gente che va da una parte all'altra, ma nel senso il trasformismo, nel suo significato più profondo, non ha il senso giornalistico che gli diamo di solito, cioè gente che cambia casacca, ma è che tutti hanno lo stesso programma. Questo è il significato reale di trasformismo, no? Che tu fai la destra, tu fai la sinistra, ma alla fine fate le stesse cose. Questo per Gramsci era il trasformismo. E il trasformismo è una bella manifestazione della crisi, cioè quando tu c'hai un blocco di forze apparentemente divergenti che però convergono verso quel tipo di soluzioni, appunto, programmatiche di governo piuttosto simili. Queste sono le manifestazioni fenomeniche, diciamo così, della crisi, sullo sfondo della sua dimensione più astratta, più generale e più organica. Ecco, questo era l'ultimo elemento, diciamo, descrittivo che ci serviva per passare ad oggi, ma io ci passerei, anche visto che sono le 4 in 4, e per non ammorbarvi troppo, facendoci delle domande, di cui adesso possiamo discutere. Allora, la prima domanda secondo me è: questo modo di descrivere la crisi ha qualche legame con quello che noi osserviamo come studiosi della politica, cittadini, osservatori, gente che si informa, eccetera? Cioè, ci sembra che dire che la crisi vuol dire rottura tra Stato e società civile, tra elemento economico ed elemento culturale, tra cambiamento economico e cambiamento politico, c'entri qualcosa con l'oggi? La seconda domanda, secondo me, è fondamentale, perché è quella di cui si sente parlare forse più spesso, è: ci sono, secondo noi, secondo voi, davvero delle analogie tra gli anni 20 e 30 del secolo scorso e la crisi analizzata da Gramsci e la crisi che stiamo vivendo oggi, o le crisi che stiamo vivendo oggi? Quindi io, diciamo, adesso mi zittirei un attimo passando la palla a voi, tanto se avete domande, commenti, considerazioni, obiezioni anche, ma poi anche provando a ragionare su questo, diciamo, soprattutto su questi due assi, se queste lenti, diciamo, di analisi di Gramsci ci possono essere utili e se voi vedete qualche analogia con questo tempo. Appunto, al di là di fare domande o obiezioni, ma su questo piano della discussione è molto libera, nel senso.